Va benissimo. Siamo qua con Francesca Terzi, da 2 anni rappresentante in consulta interculturale, a chiedere un po' che tipo di esperienza è stata e come funziona la consulta in questo momento a Pioltello. Come ti sei trovata? Come è andato? Qual è stato il primo approccio? Sì, la consulta è stata un'idea partita 2 anni e mezzo fa per me. Sono entrata come rappresentante della maggioranza. Ho trovato una realtà variegata, positiva e difficile, a volte complicata. La realtà è di un insieme di associazioni, di enti, di gruppi che si occupano dell'interculturalità sul territorio. Alle volte il meccanismo della consulta stessa è risultato essere piuttosto lento di fronte ad alcune tematiche o tematiche che forse avevano bisogno invece di più slancio. Certo, infatti l'impressione in questi 2 anni è che ci sia un po' una situazione di stallo, che la consulta non stia girando in modo fluido, anche perché lo vediamo dalle proposte che in realtà la città non ha potuto vedere, non abbiamo avuto un eco di quanto stava avvenendo all'interno di questo organismo. Adesso a che punto siete? State pensando a qualcosa? C'è qualche proposta? Sì, la considerazione di fatica e lentezza è reale. E negli ultimi mesi devo dire che la volontà di rifondare un sistema più snello, più veloce, era la prima volontà della consulta, tanto che come programma ci siamo messi negli ultimi mesi a modificare alcune parti dello statuto della consulta che avevano visto l'approvazione poi in consiglio comunale. Questo per snellire alcuni procedimenti. E inoltre stavamo cercando di riportarla sul territorio, cioè stavamo cercando di riportarla in una posizione di visibilità migliore. Ad esempio, il grosso sforzo lo stavamo facendo per creare dei sottogruppi tra i rappresentanti che fanno parte della consulta, sottogruppi che lavorano anche durante il mese, incontrandosi, cercando proposte. La proposta più bella, secondo me, era quella di creare un evento nei prossimi mesi primaverili dove le associazioni potessero farsi conoscere dalla città, perché siamo a questo livello, associazioni che partecipano ma non sono conosciute dai cittadini. Quali sono le richieste che tu hai recepito dalle associazioni di stranieri in questo momento? Cosa portano in consulta come bisogni? Sicuramente una maggior visibilità, un maggior anche spazio fisico, come richiesta, la richiesta dello spazio fisico, dell'essere presenti in alcuni quartieri del nostro territorio, cioè è la più concreta. E poi la visibilità nel senso di un riconoscimento del lavoro che fanno, perché sono associazioni che lavorano e integrano col volontariato la presenza dei cittadini stranieri sul territorio, il far sapere che fanno delle scuole, il far sapere che hanno delle realtà associative sarebbe già un grosso risultato. Vabbè, ringraziamo Francesca e credo che come prosegua questa intervista sarà importante andare direttamente dalle associazioni interculturali, dalle associazioni stranieri che stanno lavorando sul territorio, a farci dire direttamente da loro quali sono i loro bisogni e che cosa stanno già facendo. Grazie ancora e grazie, buona continuazione.